Ciao Serena, ciao amici di Luigi Channel, ciao amici, sono a Londra come potete vedere e sto per andare a comprare una spalla di maiale, una pork shoulder di maiale inglese che cucinerò con una salsa di birra, caffè, succo d'arancia, porri e acciughe. Una ricetta con ingredienti inglesi alla mia maniera, speriamo che venga bene, ma sicuramente sì. Adesso vado perché mi manca ancora qualche ingrediente, vado a prenderli, poi torno a casa e vi spiego la ricetta. Allora Serena, eccoci qua, siamo arrivati in cucina, questa è la regina, o meglio il re di questa ricetta, che è quella che vi ho detto prima per strada, the pork shoulder. C'è la spalla di maiale, maiale inglese, bello grasso, ben legato e con naturalmente la cotenna che in forno dopo la bassa cottura, cioè dopo la cottura a bassa temperatura, verrà croccante. Naturalmente gli altri ingredienti di questa ricetta sono il porro, il succo di un'arancia, il rosmarino, il caffè solubile e la birra scura. Siamo in Inghilterra, anche se la birra è irlandese, comunque noi ce la mettiamo e voi siete abituati. Per mediare poi tra queste cose così forti, questi sapori così imponenti, io metterò un cucchiaio di miele che andrà ad addolcire lo scuro della birra. Dimenticavo un ingrediente che sono le acciughe sott'olio che conferiranno solo salinità alla ricetta e non avrà naturalmente, gli amici di Gigiano lo sanno, sapore di pesce. Allora, il maiale va messo in forno per le prime 2 ore a 130 gradi, solo un filo d'olio extravergine d'oliva naturalmente, sale e pepe. Deve cuocere nel suo grasso e giusto un po' d'olio per ungerlo. Allora Serena, abbiamo tirato fuori dopo 2 ore di cottura a 140 gradi o 130 a seconda del vostro forno e della grandezza del pezzo di carne, la carne dal forno. Adesso aggiungiamo quel mix di birra scura, porri, acciughe, succo d'arancia e rosmarino. E una bella cucchiaiata di miele, rimettiamo in forno per un'ora e poi sarà pronto. Toglieremo la carne, faremo un bel mix con un frullatore a immersione di questo che qui chiamano gravy, in realtà di questa salsa che andrà a condire la carne. Lo serviremo con una grande patata country, quindi una bella patata al forno. E questa è la mia ricetta inglese per voi, amici miei, amici di Gigi Channel e per te, Serena. Ancora spazio alle carni qui a Cibo e dintorni. Prosegue la stagione degli ottimi tagli di carne alla braceria Mannaia di Marcianise, nel segno di un progetto che spiega ai nostri microfoni uno dei due fratelli Cascone, titolari di Mannaia. Mannaia nasce nel giugno del 2016 con l'intento di offrire una vasta scelta di prodotti ricercati e di qualità. Mannaia nasce come hamburgeria e braceria, ma diciamo che principalmente incentriamo la maggior parte delle nostre forze sull'hamburgeria. Però non ci siamo fermati a questo, infatti diciamo che non siamo voluti rimanere la classica hamburgeria del sabato sera. Conoscendo lo chef Venerando Valastro, abbiamo deciso di creare un menù in sua collaborazione fatto di piatti un po' più elaborati. Abbiamo cercato di sviluppare un menù braceria che sia un po' fuori dalle righe, ma sicuramente legato al territorio, quindi con prodotti del territorio e di stagione. Abbiamo dato forza all'elemento carne, cioè la carne è protagonista, quindi ognuno può scegliere il suo taglio di carne, il peso della sua carne che vuole, scegliere quale viaggio alimentare vuole fare con la carne, e ogni piatto di carne sarà sempre accompagnato da
4-5 contorni di stagione del territorio, quindi in realtà non avevamo un vero e proprio menu sui contorni, ma prepareremo e svilupperemo di continuo dei prodotti che possono essere e stagionali e di grande qualità. Le carni, è stata fatta una grandissima selezione di carni, sono carni territoriali, carni anche estere, perché quando si parla di chilometro zero, di prodotto del territorio, è bene valorizzarlo, ma ci sono anche altri allevamenti da altre parti del mondo che fanno prodotti eccellenti, vale la pena averli in carta in un contesto così bello, così dove si respira il vero profumo della braceria come Mannaia, quindi ci sembrava il caso di scegliere anche dei tagli d'oltreoceano. Benvenuti a Libri da Mangiare. Oggi parliamo di cucina napoletana. La cucina napoletana, tra le varie cucine regionali italiane, è una cucina che ha radici antichissime. Forse non tutti sanno che fin dal Medioevo la capitale dell'unico grande stato nazionale della penisola era Napoli, e per secoli dal suo fertilissimo contado arrivavano tutte le materie prime, quindi era una cucina che aveva una ricchezza senza eguali, per esempio in epoca aragonese rispetto alle altre signorie italiane, fino all'epoca borbonica, a confronto della quale le cucine degli altri stati e staterelli italiani erano molto più modeste. Questo noi lo diciamo perché vogliamo stimolare, vogliamo anche accelerare una revisione storica che è in atto già da tempo, falsata da una certa retorica risorgimentale che si è impegnata spesso ad azzerare la memoria della grandezza dello Stato meridionale. Per molto tempo il Nord ha chiamato napoletani tutti meridionali in senso dispregiativo, ma questo ha finito per evidenziare anche una cosa importante, cioè l'unicità di quello che era stato il Regno di Napoli, anche attraverso la tavola. Se voi sfogliate quello che è stato definito il manuale gastronomico dell'Unità d'Italia, e cioè Pellegrino Artusi, troverete un sacco di ricette che erano già presenti nei libri di Ippolito Cavalcanti e il Duca di Buonvicino, però Ippolito Cavalcanti in questo libro non viene mai citato. Questa è la premessa per raccontarvi di un libro molto bello, molto particolare, che ha scritto Yvonne Carbonaro, che è una docente di italiano ed è anche una traduttrice e scrittrice in spagnolo. Il cibo racconta Napoli, l'alimentazione dei napoletani attraverso i secoli fino ad oggi. Prefazione di Manlio Santanelli, editore Kairos. Questo è un libro molto interessante, che parte davvero dalla Roma, da Pompei, dai piatti pompeiani che ancora oggi vengono eseguiti da alcuni ristoranti locali, per arrivare a personaggi straordinari come Ruperto d'Anola, cuoco di corte al seguito di Re Ferrante, oppure per arrivare al Basile, che nell'Oculto dei Liconti davvero riesce a dare conto, e scusate il bisticcio di parole, di Napoli, della Napoli in termini mangerecci, in alcuni dei suoi meravigliosi racconti. Per finire ai Monsù francesi, che poi sono arrivati in Italia al seguito delle grandi famiglie. Ve lo consiglio, è un libro certamente non esaustivo, ma molto interessante e dimostra una cosa importante, essenziale, che scrivendo di cucina si può fare anche un po' di storia di Napoli. Arrivederci alla prossima puntata di Libri da Mangiare. Arrivederci da Aeroporto Internazionale di Napoli.